Allora Max, in questi giorni so che ti ho stupito molto con tutti i pro player che ho portato. Il bambino di 2 anni, il king dei trick. Ma oggi te ne ho portato uno ancora più forte. Cosa? No, non è possibile. Non è letteralmente possibile. Uno più forte di questi qua che mi hai nominato non esiste. E invece sì Max, l'ho cercato dopo proprio delle ricerche approfondite. Ok, non mi interessa, fallo entrare che sono super gasato. Mi raccomando, like e iscrizione a tutti quanti se siete gasati anche voi. Cosa? Ma... aspetta un attimo. Ma sì? Questo, ma questo qui è, sarebbe il pro player? Hai capito proprio bene, è proprio lui. No, no, Mate, non è, ci deve essere qualche incomprensione, qualcosa, non è possibile perché... beh, perché io questo qui il provino già l'ho fatto un mese fa e faceva letteralmente, senza offesa, faceva schifo! No, Max, non ci credo, se io non vedo, non credo. Ok, eccoci qui con il terzo provino del giorno. Come ti chiami? Io mi chiamo Leo, sono un pro player, mi sono allenato giorno e notte, non hai idea. Ok, bene, mi fa molto piacere questa cosa. Quindi sei un pro player di Stumble Guys e nel mio team sappiamo che sono tutti pro player. Quindi se parti dicendo così potresti avere grandissime possibilità di entrare nel team. Ma quale skin sei? Io ho la speciale, proprio come i veri pro player. Non sei mica la speciale verde che sto vedendo. Stai sbagliando tutto. No, scusami un attimo. Cioè, stai avendo un attimo di ansia che non riesci a superare. Ansia da prestazione. Ho capito, vabbè. No, ma sei caduto di nuovo. Ok, tutto, posso capire, ok? Però l'ansia fino a un certo punto, cioè alcune cose sono proprio semplici, ecco, salta qui, a posto, dai, qualificati. Sì, mi sono qualificato, ora sono nel team, mamma, non sei ancora nel team, puoi entrarci ancora, devi vincere la partita, dai, se vinci la partita ti faccio il secondo round e poi vediamo se sei all'altezza. Ok, dai, forza, voglio vedere, c'è stato qualche problemino nello scorso round, però secondo me hai tanto potenzialità, hai la skin speciale, quindi vuol dire che giochi parecchio. Sì, però dovresti schivare questi Leo, ma che stai combinando? Sempre ansia da prestazione, ovviamente. No, non è ansia da prestazione. Non può essere ansia da prestazione. Io mi sto sentendo preso in giro. Ma che volevi fare? La volevi fare il trick? Ma ti fai ostacolare anche da sti cosi che sono semplicissimi. Ma che stai facendo? Ma dove vai? Ma sono metodi strani per vincere oppure sono io scemo? Metodi strani per vincere, ovviamente. Ma dai, sei arrivato in finale contro ogni pronostico perché non me lo sarei mai aspettato. Ma dai, dai, ma gli sei saltato addosso. Dai, dimmi la verità, tu non sei un pro player. Per favore, non mi prendere in giro, io non sono un pro player. E poco fa hai detto che eri un pro player, adesso stai piangendo. Cioè, con tutto il bene del mondo, non è difficile, vai, ce la puoi fare. Ascoltami, dimmi la verità. Quanto tempo giochi a Stumble Guys? Gioco da un giorno. Ma come giochi da un giorno? Hai la skin speciale, sei stato fortunato, caro, lo sai. Ho scioppato. Okay. Ah, è shoppa, quindi shoppi e non sai manco giocare. Ok, allora, da quello che sto... Vabbè, però viene ostacolato sempre. Da quello che sto vedendo, mi dispiace dirtelo, ma tu su Instagram mi avevi detto che eri forte, mi avevi detto che avevi 1000 vittorie, tutte queste robe così, ma non sei nel team, mi dispiace. Scusami, davvero, ma sai che un giorno arriverà, io ti farò vedere di che pasta sono fatto. E quando quel giorno arriverà, ti inginocchierai a me. E la madonna, non esageriamo, intanto hai perso, vabbè, vado a provinare un altro. Ma quindi, ma hai fatto veramente... veramente il provino a questo ragazzo un mese fa? Sì, Mate, non è andata molto bene, per niente proprio, zero spaccato, anzi, era con una skin speciale, però... Beh, scusa, una skin speciale comunque vuol dire che gioca veramente tantissimo. No, per niente, Mate, aveva iniziato da un giorno. Ma come da un giorno? Sì, aveva iniziato da un giorno e mi sbagliava tutte le cose possibili, cioè, probabilmente se io giocavo da bendato, giocavo meglio, e non solo, mi avevo pure scritto su Instagram che lui in realtà era un pro player e che avrebbe vinto tutte le partite con tutti i trick, ma in realtà faceva schifo, cioè non voglio offenderlo, ma faceva letteralmente schifo. Ah, Max, te un mese fa mi hai rifiutato, ma io ora sono tornato per farti vedere cosa hai rifiutato, per farti vedere quanto sono pro player. Mi sono allenato giorno e notte, non sono andato in bagno, non ho mangiato, non ho dormito per tutto questo, per entrare nel tuo team. Ho capito, bene, questa dedizione mi piace veramente tanto. Mate, ma posso sapere da te dove l'hai ripescato a questo qui?
me. Eh no, Max, praticamente io l'altro giorno ero andato al McDonald's, no? Al McDonald's? Scusami, che cosa c'entrerebbe il McDonald's con Stumble Guys? Perché lì ho visto questo ragazzo che giocava, l'ho spiato con un binocolo ed era molto forte. Ma scusa, ma tu che cosa vai a fare al McDonald's invece di mangiarti i panini? I poveri ragazzi che giocano a Stumble Guys. Ok, quindi vabbè, ok, facciamo finta che sia una cosa normale. E tu guardandolo hai visto che era forte col binocolo. Eh sì, Max, perché i manager non dormono mai, cercano sempre nuove promesse. Ho capito, lei veramente è un lavoratore provetto. Complimenti, le faccio i miei complimenti. Bene, e che cosa faceva nel frattempo su questo suo telefono mentre lo guardavi col binocolo? Praticamente faceva un sacco di trick. Poi l'ho guardato per un'oretta anche. Un'oretta? E aveva vinto una roba come 20 partite di fila. E scusami, no, un'oretta che tu stavi con un binocolo all'interno del McDonald's, nessun cameriere ti ha cacciato. Ci hanno provato, però gli ho fatto vedere la mia carta da manager e mi hanno chiesto scusa, per fortuna. Ok, ok, Matte, va bene, molto strano. Ma io adesso smetterei di parlare con te, che saresti il manager. Voglio parlare un pochino con questo Leo. Leo, dimmi un po' allora, dai, quindi che cosa sai fare? Dopo che tu mi hai rifiutato, io sono andato, ho provato svariati provini per svariati team, ma nessuno era all'altezza di me. Tutti dicevano che ero scarso, allora ho incontrato un pro player, mi sono allenato e dopodiché fare il provino per il tuo team un mese dopo. Ok, quindi tu saresti diventato forte grazie a un pro player che ti ha fatto da coach, tipo? Vuoi sapere qual è il pro player? Ah, sì, sono curioso, magari facciamo diventare forte anche Matte, che fa un pochino schifo. King dei trick. Cosa? Hai capito proprio bene, Max. Cioè, quindi King dei trick ti ha allenato per renderti il più forte? Ma stiamo scherzando! Esatto, mi ha insegnato tutti i trick, tutto! Io la notte non dormivo, okay, ho McDonald's. Capito che non dormivi, ho capito che non dormivi. Ma intanto sarai forte quanto vuoi, ma io ho vinto la partita e tu no. A quanto pare le cose, il tempo è passato, ma le cose non sono cambiate. Leo, quello lo devo dire, io lo devi dire tu. Ah, va bene, dai, dillo te, ti lascio l'onore. Ma di che state parlando? Ma siete pazzi? Max, praticamente Max non ha giocato al suo massimo delle potenzialità perché tu non lo stavi spettando. Stavi solo parlando, così lui non ha tempo da perdere. O lo spetti o non si impegna. Addirittura, con chi stiamo parlando? Con il più forte del gioco? Guarda che io non ci casco, stupidi. Va bene, allora io non mi qualificherò in questo round. Oh, ma che cosa vuoi? Oh, ma che mi vuoi dare? Pugni! Guarda che tu fino a un mese fa neanche ce l'avevi le emote del pugno. Va bene, allora questo round non mi qualifico. Il prossimo lo spetto. E se non mi dimostrare che sei davvero forte come dici, io quitterò questo round, quitterò il gioco e non ti voglio vedere mai più, perché i bugiardi non mi piacciono. Ecco, sì, adesso sto spettando. Ma sei fortunato, cioè ti è capitata l'unica mappa possibile che ti poteva capitare, dove non c'erano trick, dove si vince solo a fortuna. Per caso sei un fortunone invece che un giocatore professionista? Perché dubiti così tanto che io non sia all'altezza del tuo team? Leo, ma tu non lo devi fare innervosire, lo vedi che Max sta tutto caldo, devi fargli dei complimenti, devi dirgli che è il migliore, così magari ti dà un punto in più. Va bene, ok, allora io ora inizio. Ma dicendo? Che cosa state bramando? Stava proprio a fa schifo, dai. No, niente, stiamo solamente dicendo che ti sei un pro player di Stumble Guys, che sei bellissimo, tuo figlio è bellissimo e sei il migliore, hai un team più forte d'Italia. Oh, bello, mi piace. Ma te, gliel'hai detto tu di dire queste cose? Guarda che io non sono stupido, non le avrebbe mai dette queste robe qui. Cioè, guarda che mi state prendendo in giro. Mi state prendendo in giro. No, Max, ma mi sa che c'è stato un misunderstanding. Un misunderstanding, signor manager. Lei ha studiato anche l'inglese, le faccio i miei complimenti. Ma va bene, allora senti, non voglio sentire chiacchiere. Io voglio soltanto i fatti. Quindi, vincimi sto round, Leo. Non farti colpire dai razzi. E vediamo in finale se sei degno. Ok, e siamo partiti con la finale. Ma te, vediamo se hai ragione. In questo round si decreterà se sei un truffatore oppure sei veramente il procuratore manager migliore di tutti i tempi. Dai, Leo, su, non farmi fare brutte figure. Io credo in te, ho investito milioni. Sì, tranquillo, Matis. Sono fortissimo, tranquillo. Ok, è rimasto un pochino strano, però almeno adesso i trick li sta facendo bene. Assurdo, guarda, sta saltando tutto. Che cosa fa? Oh, wow, questi sono insegnamenti del King dei trick. Li riconosco subito, è riuscito a saltare all'ultimo. Aspetta, non ti vuole... Oh, si è pure
non è qualificato e ha vinto. Ok, Matteo, ok, va bene, ok, ok. Avevi ragione, però io sono convinto ancora di una cosa. Io sono convinto che per essere degni del team bisogna battere il capo. E lui, nel round in cui ho giocato io, non mi ha battuto perché ho vinto io. Quindi se ora mi batte è nel team. Ok, ultimo round definitivo. Qui si scoprirà se sei all'altezza di entrare nel mio team, Leo. Dimmi qualcosa, fammi sentire la tua grinta. Io ultimamente, sai cosa? Ho giocato anche nel deserto, al McDonald's, non mangiavo, giocavo e basta, lo ma sai. Ma scusami un attimo, devi spiegarmi un attimo il collegamento. Perché giocare nel deserto dovrebbe aiutarti? Perché ci sono i cammelli che secondo uno studio scientifico ti danno al cervello e ti fanno aumentare le meningi. Ok, ok, ma te gliele insegnate tu queste cose? No, ma più che altro io non ho capito perché lui andava al Mac ma non mangiava. Probabilmente perché il wifi era gratis. Probabile, ma quindi mi stai dicendo che non hai wifi a casa? E secondo te perché ero un nabbo? Tutti mi prendevano in giro, ma nessuno sa la mia vera storia, stupidi! Quindi soltanto adesso vengo a scoprire che tu eri nabbo perché in realtà non avevi la connessione, quindi non potevi giocare. Purtroppo è così. Bene, è il momento della verità. Signor manager, tu sei anche il co-capo del team, quindi hai anche una, diciamo, hai un peso enorme addosso. Abbiamo scoperto che in realtà questo nostro pro player ha una storia triste dietro. Era nabbo perché non aveva la connessione. Tu, Mate, che cosa fai? Allora, devi concentrarti. Dov'è l'altro? Dov'è Leo? Dov'è? Non lo vedo. Eccolo, è un pochino indietro. Wow, Mate, per il momento in vantaggio. Viene colpito. Leo, è il tuo momento. Oh, sei trick e rullo. Mate, se vieni battuto da lui, io potrei declassarti di qualità nel team. Non mi va bene questa cosa. Leo, sei fuori. No, non è fuori. Non girare la frittata a tuo piacimento. Sì, ma state morendo entrambi. Ma cosa fate? Qui caccio tutti e due dal team. Oddio, ma cosa fa? Ha schippato tutto e poi ha sbagliato. Siamo arrivati alla fine. Tutti e due. No! Tutti e due. Mate cade. Ma cosa fa? No! Si va il bordino. È impazzito. Oh, no! Dio. Si va a qualificare e si porta a casa la vittoria. Sì! Io sono il campione. Lo sapevo. Sono il campione. Sono dentro al team. Hai dimostrato molta dedizione, hai dimostrato molta forza, quindi ti meriti un posto nel team.